Ciao a tutti e ben ritrovati in questo terzo video del coach dove parliamo di allenamento con gli elastici. Nei primi due video abbiamo affrontato il come costruire un warm-up, cioè una fase di riscaldamento per prepararsi all'allenamento, e nel secondo video invece abbiamo visto come allenare la forza attraverso gli esercizi principali, cioè stacco, squat, movimenti di tirata e di spinta per gli arti superiori. In questo terzo video invece affrontiamo gli esercizi accessori, cioè tutti quegli esercizi che servono a rifinire il nostro lavoro di forza e ad andare a lavorare su quegli aspetti in cui noi siamo più carenti. Vi farò vedere quindi una serie di esercizi, generalmente più monoarticolari, cioè che coinvolgono una sola articolazione, rispetto agli esercizi visti nel secondo video, che invece coinvolgono più articolazioni, sono chiamati multiarticolari. Ma soprattutto vi darò una serie di principi per andare a costruire i vostri esercizi, perché soprattutto in questa fase l'esercizio va personalizzato in base alle esigenze dell'atleta. Quindi che voi siete degli atleti e volete andare a lavorare sui vostri punti carenti, o che voi siete degli allenatori che quindi volete costruire degli esercizi da applicare ai vostri atleti, vi darò appunto una serie di indicazioni su come poter costruire questo tipo di esercizi. Partiamo adesso con esercizi già, diciamo, costruiti, quindi esercizi accessori tradizionali. Io partirei sempre dagli arti inferiori per poi passare agli arti superiori. Per quanto riguarda gli arti inferiori, per noi atleti, un gruppo muscolare che spesso viene, diciamo, trascurato sono i flessori. Come possiamo andare a lavorare i flessori con esercizi accessori? Beh, ad esempio, possiamo sostituire quella che è la lying leg curl, cioè questo movimento da sdraiati, è una macchina che si trova generalmente nelle palestre, eseguendo lo stesso movimento con l'elastico. Vi faccio vedere come. Basterà sdraiarci. Io consiglio di inserire un rotolo al di sotto del bacino in modo da generare una leggera flessione d'anca, quindi andare a lavorare ancora maggiormente sul bicipite femorale, perché gli do essenzialmente un maggiore grado di movimento. Inserirò il mio elastico nel tallone e andrò a generare questo movimento di flessione. Il mio consiglio in questo caso è di concentrarci soprattutto sulla fase di discesa, cioè la fase eccentrica, contando anche un 3 secondi di discesa eccentrica, per poi invece generare una contrazione anche esplosiva volendo nella fase concentrica. Essendo questi esercizi più di costruzione, naturalmente andremo ad aumentare il numero di ripetizioni rispetto agli esercizi di forza. Negli esercizi di forza avevamo parlato di un 6, 8, massimo 10 ripetizioni, qua possiamo arrivare anche a 12 ripetizioni. Logicamente dobbiamo anche valutare in base a quanto l'esercizio è faticoso per noi. Sempre per allenare i muscoli posteriori della gamba, possiamo eseguire la progressione del Nordic Hamstring. Allora, questo è un esercizio che diciamo, è un po' contestato spesso dai puristi dell'allenamento funzionale, perché è un esercizio che in effetti non è molto funzionale, perché raramente negli sport si hanno dei movimenti di flessione d'anca, di flessione di ginocchio, scusate, mantenendo l'anca estesa. Dopo vi farò capire cosa intendo. Però questo è uno degli esercizi, diciamo, più studiati in letteratura scientifica per la prevenzione degli infortuni, appunto, ai livelli flessori, che per noi atleti, parlo soprattutto di noi velocisti, ma in generale per qualsiasi atleta, rappresenta circa il 90% delle lesioni muscolari ed è quindi un infortunio molto comune, anche nel calcio, nella pallacanestro, è un infortunio che comunque ha un'altissima incidenza. Si è visto che impostare un training di allenamento su questo esercizio di 12 settimane può ridurre fino al 60% la probabilità di infortunio a livello degli hamstring. Quindi, insomma, è un esercizio che soprattutto per i velocisti io consiglierei comunque sempre di inserire nella preparazione almeno per 8-12 settimane. Vi faccio vedere come si esegue.
In questo caso io utilizzo l'elastico come facilitatore del movimento, perché è un esercizio che all'inizio risulta molto complicato, genera molta tensione a livello dei flessori, quindi l'utilizzo dell'elastico può essere un ottimo modo per introdurci a questo esercizio e partire da una progressione adatta a tutti gli atleti. Allora, il Nordic Hamstring essenzialmente si esegue in questa maniera. Qualche anno fa c'era stato anche il video della Klishina che faceva appunto la challenge di andare giù il più possibile. Se questo movimento risulta per noi troppo difficile, possiamo fare l'arabesque, che è un esercizio, diciamo, propedeutico al Nordic, che essenzialmente invece di scendere in flessione, scusate, in estensione d'anca, io scenderò andando a flettere le anche, come se fosse quasi uno stacco da terra in ginocchio. Quindi questo è un esercizio che può essere molto utile per andare appunto ad insegnare il Nordic Hamstring. L'esercizio, come abbiamo visto, nell'esercizio ci può aiutare a facilitare il movimento. Io adesso ho utilizzato un bilanciere perché essendo da solo non ho altra possibilità per incastrarmi, diciamo, coi piedi. Se avete magari uno dei vostri genitori o un fratello o una sorella che può sia tenervi i piedi, sia legarsi l'elastico in vita, è un esercizio che voi potete tranquillamente svolgere a casa. Terzo esercizio, sempre per andare a lavorare sul flessore, che anche questo qua è molto, secondo me, molto carino, molto, molto utile e sarebbe da inserire nella preparazione appunto per la prevenzione degli infortuni degli hamstring, è il ponte con un'estensione dinamica del ginocchio diciamo, nella posizione appunto di ponte. Vi faccio vedere come si esegue. L'elastico può essere un modo per aumentare ulteriormente la difficoltà. Io solo lo faccio vedere a due gambe, se volete poi aumentare ulteriormente la difficoltà dell'esercizio, potete anche eseguirlo a una gamba. Si può eseguire solo in fase eccentrica, cioè si piegano le ginocchia, si va in posizione di ponte e lentamente si rilascia andare, ma anche se no, mantenendo sempre la contrazione dei glutei e lavorando in flesso estensione d'anca. Molto più complicato. Questo è un ottimo esercizio di prevenzione perché appunto insegna al nostro corpo come attivare in maniera corretta gluteo e hamstring. Molti di noi credono che i fatti di infortuni agli hamstring siano dovuti più che altro a diciamo, una catena cinetica posteriore corta, quindi se un atleta che non riesce ad avere flessibilità. In realtà non preveniamo l'infortunio con lo stretching, ma lo preveniamo rinforzando il muscolo e soprattutto insegnando al gluteo ad avere la priorità nell'estensione d'anca. Gli infortuni agli hamstring infatti avvengono quando nel movimento di estensione d'anca, quindi nella corsa, questo tipo di movimento, il gluteo non si contrae in maniera corretta e quindi sono gli hamstring che devono svolgere il lavoro del gluteo, vanno in affaticamento e vanno in infortunio. Ok? Quindi questo può essere un ottimo modo per, diciamo, insegnare al corpo questo ritmo di attivazione muscolare, cioè il gluteo deve lavorare in estensione d'anca. Gli hamstring sono solo un muscolo accessorio, non sono il muscolo principale che fa questo movimento. Ve ne avevo parlato anche nel secondo video dove avevamo visto l'hip thrust, che avevo detto
dobbiamo sentire la fatica a livello del gluteo, non a livello degli hamstring. Per quanto riguarda la parte superiore del corpo, in realtà non abbiamo tantissimi esercizi accessori. Parliamo di esercizi monoarticolari, quindi essenzialmente possiamo lavorare con i bicipiti, quindi fare un bicep curl, o con il tricipite, ad esempio eseguire questo movimento, che sostanzialmente risulta questo. O se abbiamo appunto la possibilità di appendere l'elastico all'alto, essenzialmente fare quello che si chiama tricep press, e quindi andare a lavorare in questa maniera sempre con l'elastico, sia a due. Se abbiamo un elastico leggero, vogliamo aumentare la contrazione a un braccio. Altri esercizi sono anche quelli che comunque abbiamo già visto anche come fase di riscaldamento, quindi magari esercizi monoarticolari per la spalla e non per il gomito, ad esempio un pull down per attivare i grandi dorsali, piuttosto che delle croci invertite per andare ad attivare i muscoli scapolari, o delle croci per il petto. Questi possono essere esercizi di, diciamo, costruzione e rinforzo per le spalle. Penso che mi viene in mente anche volendo un lateral raise per il deltoide. Trovate la tensione giusta. E lavorate col deltoide. Meglio ancora, invece che lavorare sul piano del corpo, lavorare a 45 gradi, quindi sul piano scapolare, con il pollice verso l'alto, in modo da attivare anche in maniera corretta la cuffia dei rotatori. Questo può essere un altro esercizio utile per la spalla. Ma passiamo, diciamo, alla parte quella che secondo me in questa situazione è più importante, cioè come andare a costruire un esercizio cercando di attivare quei gruppi muscolari che più, diciamo, in cui più siamo carenti. Essenzialmente parliamo dei glutei, quindi grande gluteo, medio gluteo, piccolo gluteo, e della cuffia dei rotatori. È importante eseguire degli esercizi dove vogliamo andare, diciamo, ad aumentare il focus su questi gruppi muscolari, in modo da appunto insegnare al nostro sistema nervoso come attivare questi muscoli nel momento corretto durante il movimento. Possiamo partire quindi dai glutei. Io partirei dal medio gluteo, che è un muscolo, forse è il muscolo più importante nella stabilità dinamica del ginocchio. Spesso vedo magari foto di triplisti o magari di ostacolisti che scendono dall'ostacolo in questa maniera, con un ginocchio che va all'interno e un bacino che cade dall'altra parte. Questo si chiama valgo dinamico di ginocchio ed è uno dei movimenti che più incide in maniera negativa sull'articolazione del ginocchio, che non vuol dire avere le ginocchia già valghe di costituzione, ma vuol dire non attivare in maniera corretta il muscolo medio gluteo, e quindi avere un'accentuazione di questo angolo durante una fase di, o di spinta di forza, ma soprattutto di atterraggio. Quindi, come posso attivare il medio gluteo durante un esercizio? Abbiamo due possibilità: o inseriamo un elastico che trascini il ginocchio, quindi vada ad accentuare quel movimento di, si chiama valgo dinamico, e quindi il nostro focus sarà quello di mantenere il ginocchio allineato.
Molto semplicemente posso prendere uno di questi mini loop che ormai si trovano ovunque, inserirlo nelle ginocchia e da qua la cosa più semplice può essere quella di andare a fare uno squat anche isometrico. L'elastico ci porterà a fare questo, noi dovremo vincere la forza dell'elastico. Ok? In questo modo sto eseguendo uno squat semplicissimo, ma il mio focus sarà sulla contrazione del medio gluteo. Capita spesso di vedere la gente che scuote in questa maniera, cioè con le ginocchia che collassano all'interno. È deleterio con le ginocchia, quindi meglio imparare il movimento corretto. Possiamo inserire questo anche in un hip thrust, quindi eseguire il ponte sempre con l'elastico o anche, perché no, uno stacco, sempre per attivare di più il gluteo. Altri esercizi che ci aiutano a potenziare questo può essere la camminata laterale, essenzialmente questa, cercando sempre di mantenere il ginocchio sul piede, cioè non è questo, ma il ginocchio è sempre in linea col mio piede, quindi piuttosto faccio dei passi più brevi, ma mantengo questo allineamento. Voglio aumentare la difficoltà di questo esercizio? Metto l'elastico alle caviglie o metto due elastici, uno alle caviglie, uno alle ginocchia, due alle ginocchia. Cerco sempre di aumentare il più possibile la resistenza. Altro esercizio molto semplice che si vede è il lateral leg raise. Si può fare sia ginocchia piegate senza sollevare il piede, quindi questo movimento, sia questo movimento più difficile perché aumenta il braccio di leva. Sposto l'elastico a livello delle caviglie, aumento ancora ulteriormente diciamo, la forza che devo generare per sollevare la gamba. Voglio aumentare ancora di più, ritorno in questa posizione, ma eseguo un plank. Così anche questo gluteo dovrà lavorare per sostenere il peso del mio corpo. Plank laterale sollevo. Questa può essere una progressione per andare ad attivare appunto il mio medio gluteo. Ma io posso attivare il mio medio gluteo sempre con un elastico che mi valgizzi, diciamo, il ginocchio in altri movimenti, come possono essere movimenti monoarticolari, cioè un affondo. Io eseguo un affondo. L'elastico tenderà a portarmi già in questa posizione e io devo mantenerlo. Oppure, avere uno step, posso fare uno step up. Quindi proviamo a creare con questi dischi un mini step. Inseriamo il nostro ginocchio e facciamo il nostro step up. Ok? In teoria l'allineamento, adesso io lo faccio in questa maniera per farvelo vedere, però l'allineamento dovrebbe essere con l'elastico a 90 gradi, cioè che mi traziona perfettamente verso l'interno. E fidatevi che questi esercizi sembrano semplici, ma sono molto faticosi, soprattutto per chi non ha questa buona attivazione. L'altro modo per effettuare l'attivazione del medio gluteo è essenzialmente invece avere sempre un elastico, ok, che ci traziona in questa direzione. Io devo attivare il mio medio gluteo per far questo. E anche in questo caso io posso andare a eseguire ad esempio uno step up. Vedete che la risulta difficile, perché questo attiva il medio gluteo, piuttosto che un affondo laterale, un affondo posteriore o un affondo frontale. Quindi tutti questi movimenti, anche uno squat, un elastico di qua,
Mi porterà in questa posizione, dovrò attivare il medio gluteo per far questo. Ad esempio, lo squat lo utilizzo tantissimo nella riabilitazione di crociato, in cui si vede la persona che magari è stata operata al crociato di destra, che all'inizio farà uno squat in questa maniera, adesso è un pochino accentuata, ma si vede proprio come chi è operato per proteggere il proprio ginocchio vada ad attivare molto di più il gluteo controlaterale per andare a portare il carico di più sul ginocchio non operato. Questo esercizio può essere un ottimo esercizio per reinsegnare ad attivare il medio gluteo, quindi reinsegnare alla persona a ridistribuire il carico. In questi due modi posso appunto andare ad attivare il medio gluteo inserendolo in esercizi, diciamo, comuni, e quindi andare a generare degli esercizi accessori che mi possono permettere di rinforzare questa mia parte carente. Altro muscolo che spesso risulta carente è il grande gluteo. Come posso io andare a, diciamo, enfatizzare il lavoro del grande gluteo? Beh, essenzialmente inserendo in questo caso un elastico che mi traziona a livello posteriore, quindi in questa maniera. Possiamo partire da un qui da un semplicissimo squat. Ok, e poi magari fare uno squat a singola gamba. Questo può essere molto utile per insegnare la spinta del gluteo durante la corsa. O anche qua, perché no, uno step up. Lo step aumenta ancora ulteriormente rispetto all'affondo o allo squat single leg, aumenta ulteriormente il lavoro nel grande gluteo, già senza l'utilizzo di elastici. Inserendo quindi anche un elastico, questo va a attivare ulteriormente il gluteo. E posso inserire qualsiasi tipo di esercizio, uno stacco, ok, perché no? Uno swing con la kettlebell. Eseguo lo swing. In questa maniera vado a enfatizzare ulteriormente su un movimento dinamico l'utilizzo del grande gluteo. Quindi anche qua abbiamo, diciamo, un modo molto efficace per, diciamo, insegnare al nostro atleta ad attivare il gluteo in maniera corretta, quindi possiamo inserire in tutti quei movimenti funzionali che vediamo che il nostro atleta fa fatica ad attivare quel determinato gruppo muscolare, la semplice componente dell'elastico per insegnargli questa cosa qua. A livello di arti superiori, beh, la cuffia del rotatore è quella che generalmente viene, tra virgolette, dimenticata. E quindi dobbiamo insegnare anche alla nostra cuffia dei rotatori ad attivarsi durante i movimenti degli arti superiori, soprattutto. Io parlo dei movimenti overhead, che sono quelli dove, diciamo, la cuffia del rotatore viene più sollecitata. Anche in questo caso ci ritorna molto utile la nostra mini band. Come? Beh, la inseriamo essenzialmente ai polsi. Possiamo partire semplicemente, magari con due manubri, o perché no? Possiamo anche utilizzare un altro elastico, visto che stiamo parlando di allenamento con gli elastici. Un movimento con i bicipiti. Cosa fa la miniband? Essenzialmente porta il mio braccio in interrotazione e io dovrò attivare gli extrarotatori, cioè la cuffia, per mantenere l'allineamento delle braccia. Più o meno quello che avviene a livello delle ginocchia per il medio e piccolo gluteo. Stessa cosa, dovrò attivare i muscoli della cuffia per tenere allineato diciamo, la mia spalla. Posso eseguire questo esercizio, ma perché no? Posso eseguire anche in questo caso una shoulder press, piuttosto che durante il movimento di flessione attivare comunque la cuffia. Vogliamo insegnare l'allineamento dei gomiti?
inseriamo la nostra mini band di colori gomiti ed eseguiamo la nostra push up, piuttosto che, se ho dei manubri, eseguire una spinta frontale o, come abbiamo visto nel video 2, il push forward con gli elastici, sempre mantenendo l'allineamento. Ok? Quindi anche qua possiamo fare tutta una serie di esercizi per le braccia utilizzando questo elastico per insegnare al nostro sistema nervoso ad attivare in maniera corretta la cuffia dei rotatori. Quindi abbiamo visto come utilizzare gli elastici, più che altro come i principi con cui utilizzare gli elastici nell'allenamento, negli esercizi accessori per rifinire il nostro lavoro. Possiamo utilizzare anche l'elastico come rafforzamento del lavoro di forza in esercizi, diciamo, più di forza. Cioè, essenzialmente, sono un atleta che ha un bilanciere con 25-30 kg, quindi sì, riesco a fare qualche lavoro a casa, ma comunque non sufficiente per le mie richieste funzionali, perché no, l'elastico non vuol dire che non posso lavorare con elastico e con bilanciere, quindi io potrò inserire il mio elastico nel bilanciere ed eseguire il mio stacco, piuttosto che posizionarmi l'elastico, come abbiamo visto nel video 2, con lo squat, mettermi un bilanciere in spalla e lavorare in squat, ma anche, perché no, abbiamo visto prima lo swing, diciamo col focus sul grande gluteo, ma perché no, possiamo eseguire il nostro swing semplicemente con un elastico per aumentare la forza che io devo imprimere. Ciò non toglie che io non posso mettermi anche un elastico dietro ad eseguire questo swing con l'elastico che mi aumenta l'appeso della kettlebell e un elastico che mi aumenta il focus del medio gluteo. Insomma, diciamo che con gli elastici possiamo avere una miriade di possibilità. Basta appunto conoscere questi piccoli principi ed applicarli. In quest'ultima parte del video voglio farvi vedere proprio due esercizi di cool down, cioè di defaticamento, che ci possono servire dopo magari un lavoro di forza un pochino intenso per rilassare le articolazioni e il corpo. Li possiamo utilizzare benissimo in questa routine di allenamento che abbiamo fatto con gli elastici, ma possiamo anche inserirlo quando torneremo in palestra dopo un esercizio, diciamo, di forza importante, dove magari sentiremo anche un po' la schiena affaticata, perché magari non abbiamo una tecnica propriamente corretta nell'eseguire stacco e squat, e quindi andiamo un po' a sovraccaricare la zona lombare. Molto semplicemente, adesso rimuovo un attimo il mio step. Possiamo prendere il nostro elastico, inserirlo in questa maniera a livello delle anche e da questa posizione semplicemente lasciarci trazionare dall'elastico. Se voglio aumentare ancora un po' di più la tensione a livello della schiena, posso semplicemente fare questo esercizio di stretching. Se invece voglio aumentare il focus a livello delle anche, per generare una trazione d'anca, posso essenzialmente fare questo tipo di lavoro. Sono due esercizi che servono un attimino a rilassare un po' l'effetto della panca ad inversione, essenzialmente. Cioè, il principio è quello di andare a dilatare un po' gli spazi intervertebrali. Possiamo anche lavorare un po' le spalle. Beh, abbiamo visto già nella fase di riscaldamento, di stretch, nelle tre posizioni di esplorazione della spalla, che si possono utilizzare anche nella fase di defaticamento
giusto per andare a rilassare un pochino la spalla. O se no, possiamo essenzialmente generare una trazione stile pendolo di Codman, cioè essenzialmente appendere l'elastico alla nostra spalla e lasciare che l'elastico trazioni leggermente la nostra articolazione. In questo caso a me in realtà servirebbe un appiglio un pochino più basso per avere una trazione perpendicolare, però anche in questa maniera può essere un ottimo esercizio per cercare un attimino di rilassare la nostra spalla. Bene, abbiamo diciamo concluso questo nostro viaggio all'interno del mondo degli elastici. Spero di essere stato chiaro e di avervi dato degli spunti interessanti. Vi auguro buon lavoro e ci rivediamo tutti in pista una volta finito questo periodo. Ciao a tutti!